Spazio. Da Wikipedia, lo spazio o spazio cosmico è il vuoto che esiste tra corpi celesti. Certo, ad essere più precisi, proprio vuoto questo spazio non è, ma ci arriveremo più tardi. Quante volte, da piccolo, vi è stata fatta la domanda: ma da grande che cosa vuoi fare? C'è chi ha risposto il calciatore, chi la dottoressa e chi il professore. Io, invece, faccio parte di quella schiera di bambini che hanno sempre risposto nello stesso identico modo. Da grande voglio fare l'astronauta. Cosa mi spingesse a sognare così in grande non l'ho mai capito. Forse l'immensità del cielo o semplicemente la curiosità di capire cosa ci fosse oltre quel bellissimo blu. Già, perché in questa storia la curiosità la fa da padrone, ma oltre alla curiosità ci sarà anche tanta delusione. Il tutto inizia un giovedì pomeriggio, nel quale ricevo un messaggio da Claudia con scritto: Lollo, guarda che domani c'è il tuo idolo a Enzago. Com'è Enzago? Paolo è Enzago? Ma che ci fa qui? Mi attivo immediatamente, muovo mari e monti per organizzare un'intervista con lui e riesco ad avere il contatto diretto con la sua agenzia. Nella mia mente questo video era già tutto fatto, bellissimo. Intervista Paolo, intro e chiusura. Però prima vi parlavo di delusione. Perché la delusione si paleserà poche ore dopo, nell'impossibilità di incontrarlo. Il parallelismo che si è creato nel mio cervello ha avuto la stessa identica dinamica di quando ero piccolo. Una volta era il cielo, nella sua immensità ad essere irraggiungibile. Oggi era Paolo, nella sua ermeticità ad esserlo. Ma ovviamente non potevo lasciarmi sopraffare dalla situazione. Così, armato della mia telecamera, vado lo stesso presso il teatro dove si sarebbe tenuto da lì a poche ore l'evento. Certo, il finale perfetto per questo video sarebbe stato: vado, lo incontro, diventiamo amici e ci ubriachiamo. Ehi Lollo, vuoi venire nello spazio con me? Certo Paolo, andiamo. Ci prendiamo per mano, esploriamo lo spazio insieme. Fine. Ma questo video non è perfetto, altrimenti sapete che noia. Ma sapete una cosa? Che poi il bello di questa storia è che io ci sono andato veramente all'evento, ma purtroppo Paolo non l'ho incontrato. Ho avuto però modo di sentire quella che è la sua storia, una storia incredibile, una storia di resilienza, una storia che ci dimostra un'altra volta che se vogliamo andare a prendere qualcosa dobbiamo lottare con le unghie e dobbiamo lottare con i denti. Ma non è stata facile anche per lui, perché anche lui ha ricevuto mille no, mille porte in faccia, e alla fine cosa ha dovuto fare? Trasferirsi negli Stati Uniti, prendere una laurea e diventare un astronauta. Ah, poi, tra le mille cose che ha raccontato, e probabilmente ci vorrebbero ore per riportarvele tutte, ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, ed è la storia delle ossa nello spazio. Praticamente, quando il tuo corpo si trova in assenza di gravità per tanti mesi, obbliga il tuo cervello a sciogliere le tue stesse ossa perché ritiene di non averne più bisogno. Già mi immagino il mio corpo privo di ossa, risucchiato dalla forza di gravità che non c'è. Avrei voluto tanto girare un'intervista con lui. Probabilmente gli avrei posto delle domande che mi pongo fin da quando sono bambino. Tipo, ma una persona come te, che ha visto il mondo da una prospettiva diversa, quando alza lo sguardo e vede la famosa immensità del blu, a che cosa pensa? Oppure qualcosa tipo, ma i secondi prima di essere sparato nello spazio, che cosa hai pensato? Senza dimenticarci ovviamente della domanda più importante: ma poi quando il tuo corpo ritorna sulla Terra, le ossa cosa fa? Le ricostruisce? Grazie a tutti per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti. In conclusione, probabilmente questo video non si dovrebbe chiamare "Ho incontrato l'uomo dello spazio", ma dovrebbe essere "Quella volta che ho quasi incontrato l'uomo dello spazio". Ciao a tutti e buona vita!